Il migliore punto dove atterrare nella season 2 capitolo 3 di Fortnite è esattamente qui, caverna di comando, senza tanti giri di parole. Adesso vi spiego brevemente perché dovrebbe essere il migliore. A parte che ci sono tantissime persone, quindi ref è veloce ad aiutarmi. Sto che qui è pieno, zio. Oh mio Dio, mio Dio, ho già ucciso, no, il primo, vabbè, no, allora come ce ne sono? Quanti cacchi ce ne sono? Fizz, ciao. Ma va quel paese, senti. Allora, io devo un attimo far vedere qui, quindi ragazzi ascoltate bene perché qui non vi prendo assolutamente in giro. Ma a parte che appena atterrate potete subito trovare questo cacchio di... cos'è? Via scansione, non ho mai capito cosa funziona. Ah, cioè vi scansiona tutti i nemici che ci sono. Quindi refe, preparati perché ci sono esattamente tre persone sotto. Anzi no, due, uno è pure morto. Quindi stai attento. E ragazzi, Dio, aiuto. No, Dio. Come aiuto? Stavo porca miseria. Aspetta, stavo dicendo che qui c'erano decisamente tante cose, ma adesso le rivediamo dopo un secondo. Quindi ok, aspetta, facciamo una cosa che forse è meglio. E poi nella caverna di comando, a parte che ci sono anche i boss e bla 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 bla, queste cose tanto già le sapete, sono pieno, decisamente pieno di casse, quelle super potenti. Infatti, Refe, te lo dico, non starmi attaccato perché io adesso vado a trovare le casse segrete e tu non devi rompere. Ma cacchio che io ti sto attaccato, zio, le voglio aprire anch'io quelle casse, ma scherzi. Senti, tu te ne sei lontano, vai a farti le kill, perché a me tanto non mi interessa, le kill me le faccio sempre, poi soprattutto sul codice POA, quindi lo posso fare quando voglio. E ti dico, possiamo andare giù. Ho appena aperto una di quelle casse. Io ti odio. Anch'io ne ho trovata un'altra. Cioè, assurdo comunque. Vabbè, ma non mi interessa minimamente di quello che hai trovato. Stai fatto, Refe, prova a buttarti da qua, Fra, non succede assolutamente niente, non è... Ma col cacchio, Fra. Vabbè, senti, comunque abbiamo già trovato una cassa super fortissima, leggendaria, non so come cacchio si chiama, avessero un nome sarebbe già più interessante. Comunque, sta di fatto, dove sono i nemici? E tra l'altro, già pieno di cassaforti. Vabbè, raga, sto posto è tipo la fine del mondo. Oh, porca cacchio, che spavento, vieni qua da me, Refe, che ci sono un pochino di persone, oltre che... Sto cercando di capire come ho capito tutto, ma sono morto. No, è impossibile. Anch'io non è vero. Sì, oh mio Dio. Allora, non so come cacchio abbiamo fatto. Refe, sta di fatto che adesso abbiamo tutto questo posto per noi. Qua, tra l'altro, se vieni, ci sono anche degli slurp molto, molto fighi e interessanti. E ci lootiamo un attimino qua, raga, e poi vi faccio vedere bene come funziona tutto questo posto. Fantastico. Refe, oh, c'è uno che è brutto quanto te. Cioè, più o meno. Ma lo so che è brutto. Che è brutto. Infatti, oh, Fra, ho appena detto che è brutto quanto te. Quindi devi stare attento. Però, a differenza a lui, almeno è forte. Oh mio Dio, che era decisamente qualcosa di distruttibile. Sta di fatto che questa è mia. Fucile termico dello specialista della caccia, l'avete visto? Però potresti non ridere mai più come riso adesso? Perché? Qual è perché il problema? Mi hai fatto paura. Vabbè, senti, non mi rompe, io rido come voglio, come mi riesce. Quindi, ragazzi, adesso proviamo subito questo fucile termico dello specialista. E per chi se lo ricorda, era un fucile che c'era molto tempo fa ed è uno dei più forti di adesso, sì, anche perché è mitico. Ah, no, Refe, fermo, mannaggia te, no, mi stavi per rubare la cassa. Oh, bello, sono bellissimo. Che palle. Refe, io non vorrei dire niente, però guarda un attimo il mio inventario. Ah, no, non lo puoi neanche vedere. No, lascialo giù, vai. Secondo te io lo lascio giù, sì. Sicuramente, guarda, comunque sta di fatto con viola, blu e mitico. Vabbè, il mitico non è che ce l'avrete tutti, poi se giocate le singolo potrebbe essere. Quindi state ben attenti a quello che lootate, ragazzi. E calcola, Refe, che non è ancora finito. E perché magari tu vorrei dire, dai, andiamo in safe. Poh, andiamo in safe, adesso ti porto in un posto che sarà meglio della safe. Refe, tu mi hai visto un fenicottero che vola? Ecco qua, che figata. Non l'ho visto, zio. Sarà ma penso... i fenicotteri però non volano in questa maniera, non penso. Ma io non so manco se i fenicotteri volano. Vabbè, comunque, questo è un altro discorso. Io nel dubbio mi avvio un'altra scansione, che così guardo se ci sono altre persone in giro. Che no, c'è solo una cassa super mitica e fighissima qui. C'è praticamente, raga, voi atterrate e trovate 87 casse super mitiche. E tra l'altro, guarda questi cannoni, Refe. Guarda che belli. Vuoi vedere cosa so fare con i cannoni? Cos'è che sai fare con guarda, i cannoni? Sei vai. Sì, ma è esattamente quello che volevo fare io. Anche perché, tra l'altro, se vedi che non siamo in safe, non c'è problema. Tu sali, miri, perché bisogna mirare per buttarsi praticamente. E boom, vai dalla parte giusta, che sarebbe appunto questa qui. E poi puoi anche aprire il deltaplano, puoi fare quel cacchio che ti pare. E tu te ne vai a pinnacole a fare il 3 kg. Non lo so, ragazzi, quello che volete. Sta di fatto che adesso andiamo a vincere questa partita, ovviamente con l'aiuto del codice POA. POA da me! Oh, per cacchio! Sì, ma ti dico solo che, zio, che da me c'è un altro tipo, eh. Ok, tranquillo. Me lo vado a distruggere, me lo vado a mangiare. Oh mio Dio, no. Sono morto. Refe, sono morto. Refe, arriva. Refe, mi hai lasciato morire. Tu sei un criminale. Ok. Ma cacchio, ma da me è tutta la gente. Zio, triplo 32, gli ho fatto. Triplo 32. Dai, che ce la fai. Cracked.
boom. Ma sì, Refe, non per dire, farei una memoria. Oddio, oddio, oddio. Non lo so neanche io. Sta di fatto che io ho solo 58 di vita. Ma perché ci sono missili? Se ci sono missili, palle di fuoco, robe che non lo so. Tutti verso i pinnacoli. Refe, Refe. Refe, droppa subito. Droppa subito quella roba. Refe, droppa subito quella roba. Cannone pronto e via. Boom, verso l'infinito. L'infinuto. Oh raga, oggi proprio non so più registrare praticamente. Comunque sta di fatto, Refe, preparati, perché a parte che hai 50 di vita e godo, ti ho rubato uno shieldone, ma adesso seguimi che dobbiamo andare in questo posto veramente magnifico, pieno di persone, che si chiama Bobine Brul. C'è pure un nemico qui, Refe, devi subito venire. Sto arrivando. Meno male, ma... aperto il paracadute, però potrei, scusa, aver sbagliato. E non vorrei dire una cosa, però c'è uno che fa la corsa del giaguaro verso... Scusa, vorrei dire una cosa, ma c'è un carro armato. Fra, mi sa che i carri armati ci distruggeranno, lo sai perché? Perché i carri armati sono tipo la cosa più OP del mondo in questa season. E ho scleramento. Vabbè, raga, lasciamo stare che oggi veramente non c'è. Ho decisamente sclerato tanto. 64, subito pushare, subito pushare, Refe, subito. Sì, ma dove cacchio è questa zipline? Come fai subito a pushare, zio? Sì, oh mamma mia, ma cosa mi sta solo cecchinando? Senti, Refe, renditi utile che questa partita sta facendo tutto poa. Intanto non dire cacchiate, ho una bellissima kill, punto numero uno. Vabbè. Punto numero due, sto arrivando. Oh mio Dio, che spavento, come cacchio fa ad avermi fatto cadere questo? Non è un problema, anche perché dovrebbe tipo essere qua sopra. E no, dove cacchio è? Vabbè, senti, saliamo su. Sotto di te, aspetta, miseria. arrivo subito da te. Eccolo qui da me. Scusa, boom, cazzo, 15, vai. Ha pochissima, non è vero, non ha pochissima vita. Anche perché non so che cacchio sta facendo. Guarda la mia vita, guarda la mia vita. Devi subito cura. Aspetta, no. Oh mio Dio, dai, cosa fai? Bravissimo, Refe, let's go. Ora sì, siamo anche in save, G, è perfetto. Vai, let's go, raga, questa è la partita del secolo. Vai, Refe, c'è la bananita, wow. Porca cacchio, l'ho distrutto, un HP. Vabbè, no, porca miseria. Io non vorrei dire niente, ma questo qui penso sia uno dei fucili più forti del mondo. Prima l'ho insultato, raga, e fidatevi. No, prima in verità gli ho fatto i complimenti, era ieri che l'avevo insultato. Quindi, bel pesciolino per me. E ragazzi, adesso si va a fare il devasto, dato che mancano solo altre 9 persone. Vai, pusha subito, pusha su. Ma dove cacchio lo vedi? Scusami, ma... Ok, aspetta un attimo. Eccolo qui. Vai, guarda come lo lasero. Ti è piaciuta la mia laserata? Ok, aspetta, 32. Non è vero, l'ho fatto solo un 32, dai, 32, un solo 32. No, dai, raga, ma sono una pippa clamorosa. Sì, e io non vorrei dire niente, però c'è esattamente 8 persone davanti a noi, 57 dietro, e quindi io direi che mi sa che siamo morti. Ecco qua, questo qua, questo qua. Vai, 32, bravissimo. Grandissimo. Oh, Refe, la tua prima kill, mi fa piacere, realtà, auguri. La mia terza pirla. Senti, no, per dai, facciamoci questa cura bomba qui. Io mi faccio questo ma sai che non lo so se mi faccio lo shieldone. Va bene, fa niente, magari me lo faccio dopo. Adesso, raga, io voglio solo pushare. Guarda quel... No, fra, bisogna distruggere quel carro armato subito. 32, raccato, ok, raccato, morto. C'è anche uno fuori safe, distrutto. Mio Dio, un HP. Fra, siamo i più forti. Abbiamo pure fatto esplodere il carro armato, sai, per questo siamo decisamente i più forti. Refe, l'ho visti, si stanno nascondendo perché hanno paura dei nemici che usano il codice POA. Certo, ovviamente sanno i nemici che usano il codice POA. Quindi, vieni, seguimi subito, Refe, perché qui io ho bisogno subito di fare tante belle kill, dato che oggi sono un po' dieta. Porca miseria, zio, ma l'ho distrutto quasi. Ma non t'ha neanche lisciato. Quasi, vabbè, infatti. Senti, video. Non mi ha lisciato, e questo ho pure visto io che non ti ha lisciato. Quindi stai attento. No, dai, ma non posso neanche salire. Brava, ma dove cacchio è? No. Arrivo. Porca cacchio, Refe, non morire. Ma questo qua mi ha fatto il. Vai. Mannaggia, l'ho distrutto. Ma il tipo sta anche dietro. Quindi io non so se. Vieni da me. Velocissimo. Come fa ad arrivare da te uno che gattona? Tu stai zitto, perché io ho paura che questo qua venga da dietro. E soprattutto me lo metta in quel posto. E non è la cosa più bella del mondo. Quindi rianimiamo Refe molto veloce. E poi distruggiamo l'ultimo. Refe, ho visto l'ultimo. Vieni da me subitissimo. Pingamelo, non lo so. Da me, basta che vieni da me. Sta di fatto che io ti dico solo che voglio fare un po' di trick shot. Quindi preparati. Ma perché questo che cacchio? Eccolo lì. Dai, però non vale così. Boom, 95, un HP. Lasciamo.
Sì. Refe, ti stavo dicendo, lascia poi perché volevo fare il trick. Io dove mettere Refe, cosa fa? Me lo uccide. Sto di fatto, ragazzi, bellissima partita. E grazie soprattutto al codice POA, anche a Refe, dai. Ovviamente, come ogni video, saluto tre ragazzi che mi hanno seguito su Instagram. Grazie mille, Andrea Grizzerotto, Olli da Sosa e Daniela Marino 7902. Grazie del follow, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. E sempre codice POA. Ciao.